Diciamo che io c'ho due cani, però c'ho anche un appezzamento di terra dove lei mio ce li porto e li porto a mare e sono molto felice quando ce li porto. E quindi chi non ha l'appezzamento di terra naturalmente è penalizzato. Tocca andare nei giardini pubblici, ma con tutto quello che c'è dietro, perché magari fanno i suoi bisogni, eccetera, sporcano. E quindi un'area proprio adibita a questa iniziativa per me sarebbe una cosa valida. Ecco. Gli animali hanno sempre difficoltà a trovare il posto giusto dove poter scorrere un po' tranquilli e senza magari essere di fastidio ad altre persone che magari non hanno la passione di avere un cane. È difficile a volte trovare un luogo adatto dove poterli far ricorrere, perché comunque c'è ancora tanti divieti per gli animali, non che si dica che possono fare tutto, entrare dappertutto. Quindi sì, condivido che se fosse anche nel nostro paese sarebbe una buona scelta per poterli portare anche a correre senza avere comunque limiti di niente, insomma. Potrebbe essere una buona iniziativa e io insieme anche ad altre persone qualche anno fa c'era in carica il sindaco Amerighi, l'abbiamo anche proposto, avevamo cercato di fondare un'associazione, si chiamava perché non è andata in porto, qua alla Zampa, chiedendo di individuare un'area per appunto per i cani. Dove per... l'avevate individuata? No? E noi l'avevamo individuata alla zona sud di Pernina, perché c'è un pezzo di terra che è lasciata all'incuria, non sappiamo chi sono i proprietari, quindi c'eravamo un po' interessati, però avevamo chiesto all'amministrazione di interessarsi, anche se era possibile poter espropriare o comunque chiedere l'uso gratuito di quest'area per poter fare un'area per i cani, perché sarebbe importante, insomma, come sapete i cani si portano fuori al guinzaglio, però sarebbe anche necessario e anche utile a volte poterli lasciare liberi. Visto che in questo periodo se si fa un confronto persone-animali, quasi quasi ad ogni persona c'è un animale o qualcosa in più, e visto che anche loro hanno bisogno dei suoi spazi, per evitare tutto quello che si sente in giro e quindi tutte le cose che si trovano e tutte le persone che non rispettano quella che è l'educazione civica per mantenere il rispetto dell'ambiente della città, sicuramente sì, almeno avrebbero anche loro un suo spazio. Io no, sarei proprio favorevole a questa cosa, perché comunque c'è anche tante persone con gli animali che amano gli animali e rispettano comunque l'ambiente, rispetto a tante persone che comunque sono anche un po' maleducate per queste cose.